Benvenuti. Oggi parliamo ancora un po' di Hayao Miyazaki. Purtroppo non è ancora il momento di continuare la sua storia, che abbiamo cominciato in un altro video, ma in attesa di quel momento vorrei concentrarmi su un altro aspetto, e in particolare su una questione molto spinosa, che mi ha affascinato molto nel corso del tempo. È vero che Miyazaki odia gli anime? Ora, è da decenni che Miyazaki afferma di avere un rapporto particolare con l'industria dell'animazione giapponese, e le sue affermazioni fanno scalpore ancora oggi, ogni volta che viene chiamato in causa sulla questione. La cosa che molti notano è come il rapporto tra Miyazaki e l'industria sia molto controverso. Miyazaki critica da sempre il mondo dell'animazione giapponese, eppure spesso i suoi comportamenti a proposito risultano contraddittori. Ma se vogliamo provare a rispondere a questa domanda, o meglio ancora, a offrire qualche spunto di riflessione, è perché credo sia interessante capire meglio quali siano le sue critiche a un mondo così complesso e stratificato come quello dell'animazione giapponese, soprattutto alla luce di chi l'ha vissuto dall'interno per quasi 60 anni. Nel fare delle ricerche però, mi sono ripromesso che avrebbe avuto senso procedere solo se le risposte che cercavo fossero divenute utili a comprendere meglio come funziona l'animazione come tecnica e mezzo, e se le idee di Miyazaki aiutassero a definire la nozione di autore. Noi alla fin fine qui ci occupiamo di storie, e credo sia interessante capire se dietro ai dubbi nutriti da Miyazaki sull'animazione giapponese si nascondano motivazioni puramente di contenuto e di stile. Molti infatti sostengono che certe sue affermazioni siano solo le parole di un uomo anziano preso dalla nostalgia e incapace di stare al passo coi tempi, ma a prescindere dal carattere controverso e spigoloso di Miyazaki, che resta senza dubbio uno degli aspetti più interessanti di lui inteso come persona, credo possa essere utile capire le ragioni strutturali di queste critiche. In sostanza, capire se le ragioni per cui Miyazaki si è sempre espresso in maniera così rude sull'industria nipponica siano di tipo espressivo e legate al modo in cui essa adopera l'animazione come tecnica. In tal senso, credo che provare a rispondere a questa domanda possa aiutare chiunque abbia il desiderio di approfondire meglio l'animazione, abbia un interesse nel capire le storie degli altri o nel migliorare le proprie. Ma soprattutto credo sia importante per provare a capire cosa sia e come ragiona un autore. Inoltre, analizzare la questione può essere interessante per capire quali sono i sintomi dello stato dell'animazione giapponese, come l'ha definito più volte Miyazaki nel corso dei decenni. È infatti sin dagli anni 70 che il maestro si è espresso in modo duro nei confronti del mondo degli anime, parola che egli stesso fatica ad adoperare e che rifiuta, e anche di recente molte sue affermazioni hanno fatto discutere in tal proposito. Cercare di capire qual è il pensiero di uno dei personaggi che ha sdoganato in modo definitivo l'importanza e il valore espressivo degli anime anche in Occidente può aiutare a capire quali siano i problemi dell'animazione giapponese, se essi persistano nel tempo, e che futuro può prospettarsi un certo tipo di industria. Ma andiamo con ordine. Nel 1974 in Giappone esce Heidi. Ma da dove arriva Heidi? Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, i principali emittenti televisivi giapponesi hanno ormai capito che le serie animate con le quali si è sperimentato negli anni 60 sono un fenomeno in ascesa, e così Fuji TV, in aggiunta alla necessità di riempire alcune fasce orarie, commissiona la produzione di serie animate per coprire quegli spazi di palinsesto. Dopo alcuni anni in cui il processo va avanti, nasce finalmente il World Masterpiece Theatre, che però assumerà questo nome solo nel 79. Ora, non è qui che ci occuperemo del World Masterpiece Theatre, ma questa premessa è fondamentale per stabilire alcuni punti. Nel 74 era stato proprio il successo di Heidi a convincere gli emittenti a investire in un format televisivo che si basasse sui classici della letteratura per ragazzi e per l'infanzia. Ma già qualche anno prima Miyazaki aveva provato, assieme al presidente della TMS, Yutaka Fujioka, a recarsi in Svezia per conoscere Astrid Lindgren e convincerla a cedergli i diritti di Pippi Calzelunghe. Se volete saperne di più su questo punto, vi consiglio di recuperare la prima parte della storia di Miyazaki su questo canale. All'epoca Miyazaki, ancora molto giovane, ma già da anni nel mondo dell'animazione, dalla quale sentiva peraltro di aver ricevuto sino a quel punto più delusioni che successi, era convinto che adattare Pippi fosse l'occasione della svolta. Quando la Lindgren non acconsente e Miyazaki scrive il soggetto di Panda Go Panda per Takahata, è evidente che nella sua testa sia rimasta l'idea che quella di Pippi fosse una scelta vincente. Pochi anni dopo, Heidi, grazie al suo successo, gli darà le conferme che cercava.
E in effetti, se si pensa alla storia dell'animazione mondiale sino a quel punto, a posteriori il successo di Heidi non stupisce. Sin da quando l'animazione aveva fatto irruzione come tecnica nel mondo delle arti cinematografiche, passando dalla porta dei comics americani attraverso i lavori di Winsor McCay, nome che non a caso si incrocerà di nuovo con la carriera di Miyazaki, era evidente come essa si prestasse alla perfezione alla rappresentazione di certe storie. Pensate anche solo agli adattamenti dei racconti tradizionali o alla favolistica. Già sul finire degli anni 20, anche Disney aveva capito che non era più sufficiente continuare sulla scia del vecchio cartoon americano e che fosse necessario affiancare alla serie dedicata a Mickey Mouse opere tecnicamente e narrativamente più ambiziose, come avverrà proprio con le Silly Symphonies, che non a caso traggono spesso ispirazione dalla favolistica tradizionale. Sin dalle sue prime battute storiche, i grandi autori e interpreti dell'animazione intuiscono che essa si presti alla perfezione, sia tecnicamente che dal punto di vista espressivo, a raccontare un certo tipo di storie. E il successo commerciale e tecnico, persino tecnologico e scientifico, di Disney lo dimostrano. Per Miyazaki, molti anni dopo, l'errore più grande di Tezuka con la sua Mushi Pro negli anni 60 era stato proprio quello di scimmiottare Disney, rinunciando a trovare una propria identità animata, che per Miyazaki Tezuka possedeva solo sul versante manga. E l'identità, per un autore, è il concetto più importante di tutti. In questo senso, Heidi e il nascente World Masterpiece Theater rappresentano la quadratura del cerchio per Miyazaki, dopo oltre 10 anni di lavoro nell'industria. Adattare grandi classici della letteratura è il modo perfetto per esprimere al meglio le qualità dell'animazione così come la intende lui, e sulla base di quelle che sono le sue ricerche e le sue sperimentazioni in campo animato. In un'intervista fatta dopo l'uscita di Mononoke molti anni dopo, Miyazaki rivela infatti che durante i primi anni di lavoro nel campo dell'animazione si è reso subito conto del gap tra ciò che voleva esprimere e la sua abilità nel farlo. È questo, dice Miyazaki, a cambiare il suo modo di fare. A cambiare il suo senso di ricerca in animazione e di etica lavorativa. Dal momento in cui nasce, il World Masterpiece Theater stabilisce alcuni paletti da rispettare, attorno ai quali costruire gli adattamenti. Ma al di fuori degli aspetti narrativi, come ad esempio il fatto che le storie debbano avere sempre dei protagonisti giovani, che esse raccontino della quotidianità familiare, o che spesso i protagonisti fossero affiancati da un animale come comprimario, sono gli aspetti tecnici ed espressivi a forgiare l'estetica di quell'animazione giapponese, ovvero di quel lato dell'industria in cui Miyazaki, direttamente e indirettamente, comincia a esprimersi al meglio. I canoni all'interno dei quali si sviluppa il World Masterpiece Theater e che segnerà quegli anni di attività di Miyazaki ne condizioneranno la carriera per sempre. In particolare sono due gli elementi principali che ci interessano: la nascita dello stile Meisaku e la cosiddetta Parigi ambita. Partiamo con il primo. Con stile Meisaku o Meisaku ci si riferisce proprio allo stile di animazione che nasce in questo contesto, caratterizzato dalla cura del dettaglio, dal tentativo di riprodurre fedelmente la verosimiglianza delle azioni e delle espressioni, dalla grazia espressa tramite l'animazione. Prima del 63, secondo Miyazaki, lo stile d'animazione poteva essere descritto come qualcosa più simile ai libri illustrati per bambini, ma col primo boom produttivo di case come la Toei o la Mushi Pro, anche lo stile è destinato a cambiare. A questo si uniscono budget e tempi di produzione sempre più risicati, che comportano un numero minore di disegni usati per animare. Va inoltre considerato che spesso anche le grandi case erano formate da staff di giovanissimi animatori inesperti. In fondo anche Miyazaki lo era. E questo si traduceva in prodotti di scarsa qualità e con poca revisione tecnica. Questo trend continuerà per molti anni, almeno in linea generale. Costi contenuti e numero sempre crescente di prodotti. Ma col World Masterpiece Theater e il successo commerciale di Heidi, le cose cominciano a cambiare. La cura nel dettaglio è tale da essere riposta non solo sull'animazione in sé, ma anche in una sempre crescente attenzione nei layout e nella fase di produzione. Ma mentre dall'altra parte del mondo le più grandi scuole di animazione, seppur con budget spesso molto più elevati e metodi lavorativi agli antipodi, sperimentano e codificano le regole principali per dare vita all'animazione, per non renderla mai banale e scontata, e mentre un certo tipo di animazione in Giappone si forma sulla base dello stile Meisaku, a tutto ciò si contrappone un altro modo di animare che prende sempre più piede, il cosiddetto Super Deformed, che si basa proprio sull'accentuazione delle
espressività e sull'esagerazione. È nei confronti di questo stile che Miyazaki comincia a nutrire un certo astio, arrivando a coniare la definizione di sovraespressionismo degli anime. L'errore degli animatori che operano in questo modo per Miyazaki è duplice. Da una parte si tratta di un errore di adattamento. Secondo Miyazaki, infatti, esagerare le espressioni facciali e le proporzioni corporee per esprimere sentimento corrisponde ad applicare una regola tipica del linguaggio del fumetto all'animazione e denota scarsa consapevolezza del mezzo. Dall'altra parte, la sua critica è rivolta a una certa accidia di questo tipo di animazione, troppo pigra da sforzarsi per produrre qualcosa di davvero bello. E questa idea di bellezza, espressività e grazia, tutte legate assieme in modo inscindibile, Miyazaki vorrà mantenerla per tutta la sua carriera. Provate a pensarci, in che modo Miyazaki e di conseguenza tutto lo studio Ghibli mette in risalto le emozioni più forti dei suoi personaggi? Attraverso la deformazione facciale e la distorsione? O piuttosto lavorando su un dettaglio molto più sottile e delicato, come ad esempio l'animazione dei capelli. Ho sempre trovato affascinante la scelta di animare i capelli per esprimere emozioni forti messa in pratica da Miyazaki e dallo studio Ghibli, perché mentre le espressioni dei personaggi rimangono praticamente identiche durante tutta l'azione, lo spettatore in qualche modo sa che il personaggio sta vivendo un cambiamento emotivo determinante, e questo senza bisogno di dover accentuare alcunché. E inoltre questo fattore mi ha sempre fatto pensare alla ricerca espressiva di Miyazaki e al suo modo di raccontare le sue storie, di trovare la propria impronta autoriale. E tutto questo si accentua se pensiamo al fatto che Miyazaki debba fare tutto questo tramite l'animazione. E qui si arriva infatti alla più grande critica che Miyazaki fa al mondo degli anime, rivolta tanto ai fruitori quanto ai suoi interpreti. Miyazaki afferma che il fatto che l'industria dell'animazione in Giappone sia popolata per intero da otaku sia il problema numero uno. A suo dire, questo diventa un problema perché gli animatori otaku non hanno capacità di osservare le cose reali, ma si limitano a riprodurle o a immaginarle in modo preconcetto. Addirittura, racconta Miyazaki, all'epoca alcuni critici paventavano la possibilità che ciò portasse a una nuova corrente animata, parlando di un'età dell'animazione limitata. La loro teoria era che troppa enfasi sul movimento e sull'animazione avrebbe persino distratto dal focus del racconto. Le conseguenze di tutto ciò hanno riguardato la stragrande maggioranza dei prodotti dell'epoca. Si pone maggiormente l'enfasi su alcuni momenti statici, sfruttando musica, composizione dell'immagine, sovraespressionismo dei personaggi, per sopperire alla mancanza di qualità nell'animazione. Comunque la si metta, Miyazaki non fa che ribadire il principio numero uno: se non pensi costantemente alla tua animazione, non puoi chiamarti un animatore. Ed è il problema che stava evidenziando non in alcuni singoli animatori, ma in una grossissima porzione dell'industria. Anziché prendere vita, i disegni perdono vita. E tutto questo diventa prima una regola lavorativa, dettata anche da alcune necessità, e successivamente, in conseguenza, un vero e proprio canone espressivo. Come testimonia Miyazaki, nei decenni seguenti saranno molti gli animatori a entrare in quel mondo perché attratti da questi canoni espressivi. Ma per Miyazaki la qualità numero uno di un animatore e di un narratore in generale è il saper osservare, e non puoi riuscire a esserlo se non osservi il mondo reale. Durante il periodo dell'università, infatti, quando sta ancora studiando, Miyazaki passa tutto il tempo libero a disegnare in un atelier o recandosi allo zoo addirittura, dove prova con scarso successo a ritrarre gli animali. Ovviamente non si può non notare una certa criticità nelle parole di Miyazaki, che addita gli otaku di essere incapaci di osservare, salvo poi considerare il più grande degli otaku come il proprio protetto. Ma per Miyazaki il problema dell'animazione giapponese è di essere costruita da persone che non sono interessate nelle altre persone, ma solo in se stesse. Ovviamente è una presa di posizione che estremizza molto il concetto, e non è utile fare di tutta l'erba un fascio, ma credo che aiuti a capire quali siano le conseguenze dal punto di vista espressivo, e cioè relative all'animazione pura come tecnica. Un autore è un osservatore, e un osservatore sarà sempre portato a imitare ciò che vede, e a reinterpretarlo a modo suo. È un principio che ha anche a che fare con la tradizione dal quale vieni, e che cerchi di tramandare ed evolvere. In un'intervista assieme al grande critico Roger Ebert nel 1999, Ebert disse a Miyazaki di essere piacevolmente stupito da come nei suoi film l'emozione fosse veicolata dall'accento posto su occhi e bocca dei suoi personaggi, al punto da sospettare che la Disney, col recente Tarzan, stesse copiando il modo di fare dello studio Ghibli.
La risposta di Miyazaki è però ancora più interessante. Siamo noi allo studio Ghibli, dice Miyazaki, a prendere spunto da tutto quello che osserviamo. Persone. Insetti. Dipinti. Film. Musica. Miyazaki arriva addirittura a definire il metodo di lavoro dello studio Ghibli più paragonabile al correre una staffetta che non a quello di un artista che crea da zero. Ci viene dato il testimone e anziché cederlo subito al prossimo corridore, prima ce lo passiamo tra noi e solo dopo lo tramandiamo. È questo il tipo di lavoro che facciamo. È quello che Miyazaki ha fatto nei confronti del World Masterpiece Theater, che lo ha forgiato. Per Miyazaki la messa a punto dello stile è un'operazione lunga e complessa, che non si crea né si cancella dall'oggi al domani. E in effetti basta guardare il character design dei primi lavori del World Masterpiece Theater a cui partecipò per rendersi conto di questa cosa. I lungometraggi di Miyazaki sono quasi la conseguenza di ciò che ha preso in quegli anni. E tornando al World Masterpiece Theater, passiamo rapidamente al secondo punto, la Parigi ambita. Una delle caratteristiche che guida le scelte stilistiche degli autori che si formeranno col World Masterpiece Theater è quella di una ricerca estetica e di ambientazione che si rifà all'Europa raccontata dai romanzi trasposti proprio dal World Masterpiece Theater. I romanzi di riferimento appartengono a una letteratura che, oltre a essere accomunata per tematiche, lo è anche dal punto di vista del setting. I soggetti sono spesso ambientati in Europa, quasi sempre tra la seconda metà del XIX secolo e la prima del XX. I mondi ritratti sono quindi sempre simili tra loro, e a ciò va aggiunto la grande impressione fatta su Miyazaki dalle città di Stoccolma e Visby, che ne segnarono per sempre l'immaginario. A un immaginario architettonico che idealizza l'Europa segue, per Miyazaki, il fascino per i mecha, fascino derivato ovviamente dalla sua passione per l'aviazione, e che Miyazaki comincia a rielaborare sotto forma narrativa, a partire già da Conan, come abbiamo visto in un precedente video. Sono gli stessi anni in cui l'animazione giapponese guarda caso approfondisce il discorso sui mecha attraverso i suoi grandi classici, ma la domanda che sin da subito si fa Miyazaki è: qual è il modo migliore in cui il cinema, in particolare l'animazione come mezzo, può rappresentare la tecnologia? In quel momento, mentre i suoi colleghi pensano a questo, Miyazaki, coi mezzi a sua disposizione, fa questo. Ma in cuor suo sta già pensando a questo. C'è un aspetto artigianale dell'animazione che Miyazaki sa che vale la pena rappresentare, perché tra le qualità intrinseche del cinema c'è quella di voler mostrare i processi di realizzazione di qualcosa e al tempo stesso il fascino nel volerli guardare. È una cosa che il cinema fa da sempre. Per qualche ragione la nostra vista è affascinata dall'aspetto creativo e artigianale delle fasi di produzione. Alcuni making of sono quasi belli come i prodotti a cui si riferiscono. E anche oggi passiamo ore e ore a guardare gente che crea qualcosa di cui magari non ci interessa troppo l'utilizzo finale. O che cucina qualcosa che non mangeremo noi personalmente. Così, mentre per gran parte dell'industria animata la tecnologia ritratta è il veicolo dell'azione, Miyazaki la fa diventare l'oggetto. Beh, per ora penso possa bastare. Credo che alla fine provare a capire quali siano le ragioni per cui Miyazaki si è espresso in maniera così rude sull'animazione giapponese e sul mondo degli anime, e la parola anime stessa, in realtà possa essere utile a fare una riflessione più interessante su come funzioni l'animazione in toto. Alla fine, anche in questo caso, è solo questione di saper mettere in pratica le cose che si imparano e che si è disposti a rimettere costantemente in discussione. Hayao Miyazaki, per arrivare a un livello di animazione che egli stesso avrebbe definito accettabile, ha avuto bisogno di affinare la propria tecnica e lo stile per circa 20 anni. E ancora ai tempi di Mononoke, a ridosso del suo primo ritiro, aveva un sacco di dubbi e di cose che riteneva fosse per lui necessario imparare. E in generale, penso che l'attitudine di Miyazaki nei confronti del proprio mestiere e del proprio ruolo facciano capire come la caratteristica di un autore o aspirante tale deve essere quella di rimanere alla ricerca costante del proprio stile, cercando di reinterpretare continuamente ciò che si è appreso nel tempo, senza snaturarlo. In questo senso, la storia di come Miyazaki ha interpretato e continua a interpretare l'animazione come tecnica fornisce un buon esempio di come un ottimo autore e creativo debba sempre rimanere vigile, essere pronto a rimettersi in discussione ed essere bravo ad ascoltare e osservare, prima ancora che narrare.
Io però vi invito ad approfondire la questione da voi. Purtroppo per questioni di tempo non è facile trattare tutto in un singolo video, e di sicuro non bisogna generalizzare e intendere le parole di Miyazaki come un riassunto dello stato attuale di tutta l'animazione giapponese, un argomento così vasto che è impossibile da trattare in così poco tempo. Ma di sicuro le sue osservazioni possono essere utili a capirne alcuni limiti e alcune criticità. Per oggi credo possa bastare. Grazie per aver guardato.